Hi guys, penso sia giunto il momento di fare una chiacchierata. Let's roll the clip! Prima di tutto, non so se sentite la voce, ma sì, l'influenza ha raggiunto anche me. Non lo credevo possibile, non so perché mi credevo una sorta di supereroe, non lo so, superumano. In grado di non prenderla, perché non la prendo da anni e anni e anni. Ma è arrivato il momento di affrontare la realtà e no, non sono supernaturale né niente, sono un semplice umano che ha preso la febbre e la mia voce si è tramutata in questo, quindi forse sì, sono un mutante, ma la scopriremo solo vivendo. Inoltre ho messo gli occhiali perché volevo dare un tocco un po' più intellettuale a questo video. Spero funzioni. Intellettuale perché parliamo di università, quindi se odiate la scuola in questo momento mi state odiando. Vi dico solo una parola: Inghilterra, Università, Londra. Not your typical university. Ok, prima di tutto, allora, se non mi conoscete bene, hello! My name is Linda e sto parlando in inglese perché io adoro l'inglese, ho sempre odiato. No way! La febbre sta giocando con il mio cervello. No, io adoro l'inglese e adoro l'Inghilterra, per questo ho deciso di andare a studiare là, precisamente a Londra. Detto questo, non è così semplice. Ho già fatto un video riguardo l'università in Inghilterra, quindi ve lo linkerò nella descrizione, ma per fare un riassunto, bisogna mandare entro il 15 gennaio la domanda per tutte le università via questo sito che si chiama UCAS. È un sito che si occupa di smistare tutte le application e di mettere in contatto lo studente con l'università. Si può fare domanda fino a 5 università e io sì, ho approfittato di questa cosa e ho fatto domanda per 5 università. Sì, non pensavo che la domanda di UCAS potesse essere così complicata, pensavo che semplicemente bisognasse mettere il nome dell'università e poi qualche dato tuo, però non pensavo che fosse così tanto complicata. Però alla fine ce l'ho fatta e questo è quello che conta, e l'ho mandata 2 giorni fa e sorprendentemente mi hanno già risposto in 3 università, ovviamente non per dirmi se sono entrata o meno, ma effettivamente una, che è la University of East London, mi ha detto che mi avrebbe dato la risposta entro 5 giorni, me l'ha detto 2 giorni fa, quindi mancano 3 giorni lavorativi per scoprire il verdetto. Ovviamente non sarà nulla di sei entrata o non sei entrata. Beh, questa ipotesi può anche avvenire. Però la prima, sei entrata sicuramente, è difficile. Magari ti dicono ti accettiamo, però se esci con queste votazioni e se fai quello che ti diciamo. Inoltre, come sapete bene, se hai frequentato un qualsiasi istituto superiore, già dalla quarta, mi sembra, si incominciano a fare gli open day. Questa cosa è una cosa molto 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 utile perché permette di vederla l'università, di parlare con gli studenti, magari sicuramente di parlare con i docenti, insomma avere un'idea di come potrebbe essere andare in quell'università lì. Questa cosa è un po' difficile da fare in Inghilterra, anzi no, affatto, se sei in inglese, cioè nel senso se vivi a Londra preferibilmente o comunque a una certa distanza. Se vivi in un altro paese la cosa può essere complicata, ma non certo ferma me. Perché? Perché ho visto che la mia prima scelta di università, la seconda, visto che la mia prima scelta, ho visto 2 giorni prima di fare domanda che aveva tolto il corso che interessava a me, era l'unico nel suo genere, e non è che l'hanno tolto, l'hanno fatto l'upgrade al master e quindi non c'è più come corso undergraduate, e quindi ero tipo, cosa faccio adesso della mia vita? Però con tutti i corsi che ci sono a Londra non è stato difficile, però ero davvero nel panico per un po'. Dicevo che così la mia prima scelta di università fa un open day il 1 febbraio ed è una grande opportunità secondo me poter vedere l'università e parlare con tutti e insomma chiedere tutto quello che ho da chiedere. Così, da crazy person che sono, ho prenotato un volo così a caso di andata e ritorno in giornata per il 1 febbraio per andare a Londra, per andare all'open day. Ovviamente ho un po' di tempo, un'ora, per vedere ancora la città, perché non l'ho già vista abbastanza. Però non voglio andare solo a quell'open day lì, perché ho fatto domanda per 5 università, quindi non ha senso visitare solo un'università, solo che gli altri open day sono un po' più in là. Marzo, giugno, e giugno sono proprio nel mezzo della maturità. Alcune università, se glielo chiedi, ti fanno fare anche un
un tour, quindi vedremo. Però sì, insomma, volevo fare questo video per documentare tutto il processo, perché so che tra un anno tutto sarà cambiato e non lo so, è interessante vedere tutta questa adrenalina, tutti questi dubbi. Stavo anche contemplando di prendermi un anno sabbatico, però no, continuo a pensare che la mia prima scelta sia quella più giusta, e se per tutto questo tempo non vedevo l'ora di andare a fare l'università in Inghilterra, non vedo perché dovrei prendermi un anno sabbatico, quindi no, però tutti questi dubbi secondo me sono necessari, perché è una scelta importantissima e con tutto quello che sta succedendo, ovvero che ho mandato la domanda così, sta diventando tutto più reale, con il fatto che vado proprio a Londra apposta solo per l'Open Day, sta diventando tutto molto 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 reale, e anche i miei se ne stanno rendendo conto, e tutti se ne stanno rendendo conto, me compresa, quindi wow. E ci tengo a sottolineare che se anche voi avete fatto domanda per andare a studiare a Londra l'anno prossimo, o comunque in Inghilterra, o se volete avere informazioni per l'anno ancora dopo, o se siete già là in Inghilterra a studiare, scrivetemi tutto nei commenti, please, così che possiamo fare questo viaggio together. E vorrei fare un Q&A a tema Università Londra prossimamente, quindi tutte le domande che avete da pormi fatelo nei commenti, che poi risponderò a tutte. Ok, questo video è finito, adesso vado a soffermi il naso perché sono ancora un po' malaticcia, sono 7 giorni che sono in casa e non ce la faccio più, I'm going crazy. But anyways, approfitterò di questo tempo per filmare e editare video, quindi aspettateli. Nulla, fatemi sapere se volete che filmo il 1° febbraio a Londra, l'Open Day, così vedete un po' com'è, e nada, ci vediamo al prossimo. Bye guys!